Allora, sono qui con SolidWorks e mi sono creato questo, diciamo, tondo che in realtà rappresenta una ruota dentata. Rappresenta una ruota dentata adatta ad essere rappresentata in 2D secondo norma. E dunque la mia idea, ormai sono arrivato a questo punto, dopo un po' di anni che insegno disegno, ormai 10 anni che insegno disegno, e per il discorso della maturità non creo nulla di complicato. Mi faccio il tondo, un taglietto e sono a posto. Rappresento in modo schematico la ruota dentata. Tanto non sono obbligato a farlo in assonometria. Se dovessi fare una sommetria si potrebbe portare dentro un qualcosa di toolbox, ma non siamo obbligati. Dunque, una rappresentazione schematica che, secondo norma, o comunque quella vecchia norma, era semplicemente sezionare, poi il dente non deve essere sezionato. Perché poi rifarlo, farlo col 3D, con una ruota dentata con dei denti, con fianco del dente evolvente o approssimato, come si. Poi ogni tanto delle problematiche, dunque io quest'anno voglio tenere tutto sul keep it simple, basta. Alla fine ho un tondo, vado qui, sulle ruote, stiamo parlando sulle ruote cilindriche o circolari, ok? Semplicemente vado qua sull'equazione, gestisce equazione, metto il mio modulo, che è quello dell'utensile di taglio, ok, quello normato, ok, dopo ognuno se lo cambierà come lo vuole, e a questo qua il numero di denti, l'eventuale angolo dell'elica, se ho vuote elicoidali, in caso di non vuote elicoidali metto il mio 0, ok, a questo punto si fa tutti i suoi calcoli, poi vabbè lo spessore, l'S è lo spessore. A questo punto lui si riduce, dunque con un modulo 5, numero di denti 44, io alla fine avrò un diametro, vediamo se vado a valutare misura, è qui, sì, con un raggio, diametro di testa, qui mi risulta 130. Ok, poi metterò nella tabella. Si vedrà la tabella se io vado qui, poi ho qui che ho 220 del diametro primitivo, quello che viene chiamato qua reference diameter. Poi la tabella io farò agli alunni, volete farla in inglese o diciamo questa tabella che dovranno avere la maturità, o in inglese o in italiano. Io suggerisco sempre in inglese perché così collegamento anche con la materia di inglese. È fondamentale. Ok, andiamo a vedere nel caso invece dell'helix angle di 23,5565. Io vado qui sempre sul mio discorso di equazioni, gestisce equazioni. A questo punto andrò a mettere 23,6 no 5565. 5565, vediamo, clicco qua. A questo punto andiamo a vedere il diametro, adesso vediamo se carica, e il diametro di testa effettivamente è, andiamo a vedere perché qui non lo vedo, e dunque andiamo su misura, è 125, dunque 250. Naturalmente perché ci sono questi tagliettini? Questi tagliettini ci sono per andare a rappresentare sia nel caso di ruota dentata con denti liquidali e sia a denti diritti, il dente non va sezionato. Perché io ho provato diversi metodi e così via, però anche per simulare, ma non conviene, sono complicati. A questo punto, così, una rappresentazione schematica di una ruota dentata a denti diritti e denti liquidali è uguale. L'unica cosa è che, come abbiamo visto qua, cambierà il diametro di testa e il diametro primitivo. L'addendum e il dedendum sono uguali, perché usiamo lo stesso utensile, però l'utensile inclinandolo a questo punto, se vogliamo che ci sia accoppiamento,
il diametro primitivo aumenterà e di conseguenza anche il diametro di testa aumenterà come il diametro di fondo, ok? Naturalmente la quotatura, che come si vede qui, andiamo qui, io in questo modo, sia che seziono così, si vede questo non verrà sezionato perché c'è proprio un tagliettino, sia che venga anche sezionato in quel modo là, dopo uno può fare quanti taglietti, già tanto ripeto, non vado a rappresentare in 3D il mio pezzo. E come si vede questo non è sezionato e risulta, per non complicare le cose. Altra cosa, niente, a questo punto una arriva, cioè andando semplicemente a trascinare, creare la messa in tavola in 2D viene praticamente perfetta. Naturalmente, vabbè, dopo qui in questo caso mancano queste lavorazioni, diciamo questa lavorazione qua, il foro centrale, lo smusso e così via, però come misure poi alla fine è giusto, è tutto in automatico, ecco. L'idea è un po' quella, keep it simple, conoscenza base e poi metto tutto sulla tabella, il fatto che ci sia, perché per andare a rappresentare in modo schematico non mi serve per esempio l'angolo di pressione, quello che mi serve è il modulo, il numero di denti, l'addendum e il dendum, ma quello di solito noi facciamo sempre standard, dunque secondo ISO 53, l'helix angle e poi lo spessore, che però alla fine io ho disegnato la mia ruota dentata, certamente una ruota dentata atta alla rappresentazione schematica bidimensionale, per invece una ruota dentata 3D, ma a questo punto bisognerebbe poi, non si può usare neanche le toolbox, ma bisognerebbe usare, creare appunto con i fianchi denti devolvente. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.